Allora, mostriamo come funzionano i kit videocitofoni multimonitor con monitor fotorecorder. In questo caso abbiamo 4 monitor e la citofoniera ha 5 pulsanti. Non importa quanti pulsanti ha la citofoniera, l'importante è che sono sufficienti per i monitor da collegare. Come funzionano? Il montaggio è semplicissimo. Dietro la citofoniera, aprendo lo sportellino questo qua, trovate questo. A ogni ingresso qua corrisponde un tasto dall'altro lato, quindi facilissimo. I monitor invece sul retro hanno questi tre spinotti. Uno è per l'alimentazione, questo qui, che andranno qui agli alimentatori, e questi due sono equivalenti e servono per collegare il monitor alla citofoniera. Questi due spinotti qua sono spinotti a 5 buchi, mentre la citofoniera qua ha gli spinotti a 4 buchi. Quello che riceverete voi, oltre alla citofoniera e al monitor, sono i cavetti. O ricevete un cavetto unico per ogni monitor e citofoniera, come questo qua, bianco, da un lato c'ha uno spinotto a 5 e dall'altro a 4. Oppure potreste ricevere due cavetti come questi, separati da poi da unire, uno a 4 e uno a 5. Gli spinotti saranno sempre diversi, perché a 5 va al monitor, a 4 va alla citofoniera. Quando andate a fare questo tipo di installazione, l'alimentazione è la cosa che dovete collegare per ultimo. Quindi installate, fate i test sul banco come facciamo noi. Mettete telecamera da una parte e monitor. Collegate il cavetto da telecamera e monitor, o state testando un citofono a 1, un monitor o a 2, a 3, a 4, è indifferente, il procedimento è lo stesso. Una volta collegato andate a mettere gli alimentatori, dopodiché accendete la multipresa. Questa cosa qua, quindi l'alimentazione, è da fare alla fine. Una volta che è tutto collegato, il test si fa facilmente facendo una citofonata dall'esterno. Si accenderà il relativo monitor, che come vediamo questo è il tasto numero 1 e il cavetto arriva proprio al monitor, questo qua che sta suonando. Il monitor fotorecorder scatta l'immagine, quasi risponde, si è attivata l'intercomunicazione. Dopo parlato si può aprire il cancello e poi si spegne la comunicazione. Per la serratura elettrica, le citofoniere qua dietro hanno quest'altro ingresso, spinottino piccolino a 2, e riceverete nella confezione infatti un altro spinottino per collegarlo alla serratura elettrica. Lo spinotto è questo qua, a due, bianco e rosso, cioè bianco lo spinottino e rosso e nero sui fili, più e meno, che va qui e va direttamente alla serratura elettrica senza mettere ulteriore alimentazione. Quindi questo è quanto, tutto molto semplice. Facciamo un'altra prova di citofonata, bussiamo, il monitor si accende, scatta come vedete la foto e la memorizza, e finché voi andate poi a rispondere, ad aprire. Fa clic nella telecamera, si sente e spegniamo. Tutto qua. Grazie.